Ciao a tutti e benvenuti su Azaleashan. Oggi vi porto un altro video relativo all'espansione che uscirà il 16 novembre, ovvero Get Famous, che in italiano l'hanno tradotta come Nuove Stelle. Sono già uscite un sacco di nuove info che ci dicono qualcosa in più di questa espansione e sicuramente tante nuove news usciranno prossimamente. Però intanto, visto che se ne sono già accumulate un bel po', ho pensato di portarvi questo video un po' chiacchiericcio, diciamo, in cui leggiamo queste nuove info e magari le commentiamo insieme. Allora ragazzi, io intanto le informazioni le prendo come al solito da questo sito che probabilmente molti di voi conoscono già, che è Sims World. È un sito molto molto aggiornato, per cui vi consiglio magari di tenerlo tra i preferiti. Comunque, andiamo subito a leggere il succo di queste nuove informazioni. Allora, qua ci dice un po' come è possibile ottenere la fama in The Sims 4 Nuove Stelle. Allora, come nasce una stella? Tutto ha inizio a Del Sol Valley, precisamente nel Parco dei Miraggi. Ragazzi, Del Sol Valley è quindi il nuovo scenario che uscirà con questa espansione e non vedo assolutamente l'ora di scoprire come sarà. Già in questa foto possiamo guardare qualcosina un po', guardate lo sfondo, sicuramente è un quartiere cittadino un po' che ricorda San Maesciuno. Quindi città, non so se ci saranno anche proprio degli appartamenti come appunto a San Maesciuno o saranno case, ma io non vedo assolutamente l'ora di scoprirlo. Nel Parco dei Miraggi è qui che risiedono quelle meteore non prive di talento che perfezionano le loro abilità, partecipano ad infinite audizioni e documentano in streaming il loro cammino verso i vertici delle rispettive industrie. Non importa quale strada scelga il tuo sim per raggiungere la fama, sarà comunque costellata di imprevisti, cambi repentini e perfino qualche deviazione, ma ne sarà valsa la pena quando prima o poi tornerà a casa e troverà ad aspettarlo un bagno completamente placcato in oro. Quindi ci saranno nuovi oggetti di questo stile qua, proprio placcati in oro, che immagino possano permettersi soltanto le super celebrità che avranno un sacco di soldi. Ogni sim che vive a Del Sol Valley ha un'immagine pubblica, ovvero una combinazione di reputazione e livello di celebrità. Con l'aumentare del livello di celebrità guadagnerà punti fama, sbloccherà nuovi vantaggi e otterrà benefici come poter passare al di là del cordone di velluto nei luoghi più in voga della città. Perché ci sono alcuni locali che sono riservati solo ai VIP, quindi se sei un comune mortale, diciamo, non ci puoi entrare. O magari ci puoi entrare sganciando una mazzetta, chissà, lo scopriremo. Ci sono molti modi per guadagnare punti e ottenere i vantaggi. Il tuo sim può suonare della musica o raccontare barzellette in una serata a microfono aperto, fare beneficenza, uscire con una celebrità o magari avere genitori famosi. E qui ci sono altre cose che poi verranno spiegate in altri articoli. Comunque, ritorniamo ai vantaggi. Il tuo sim ha mai desiderato essere un apripista nel mondo della moda? Beh, non crederai ai suoi occhi quando vedrà gli altri sims che copiano il suo abbigliamento. Cioè, questo ragazzi, non vedo l'ora di scoprire com'è. Cioè, quindi, magari noi abbiamo un sim famoso che si veste in un certo modo e poi ad un certo punto, andando in giro per la città, troviamo altri sim vestiti uguali a noi? Cioè, è carinissima questa cosa! O magari un favorito dei fan? Quando il tuo sim decide di mettersi in posa lungo il boulevard delle stelle, i passanti in delirio potrebbero addirittura svenire per l'emozione. Non preoccuparti, non c'è bisogno di aiutarli a rialzarsi. Se ne occuperanno i buttafuori, e questi li abbiamo visti infatti anche nel trailer. Quando il tuo sim sblocca il vantaggio squadra, diventerà il leader di un gruppo di favolosi sims che vivono praticamente in simbiosi. Dio, questa cosa mi spaventa un po'. Spero che non ci ritroviamo fan accaniti, cioè che tipo stalker. I Sims non possono essere delle celebrità senza circondarsi del giusto entourage. Piccolo avvertimento, la fama ha il suo prezzo, e non parliamo di Simoleon. Fama e patiti possono comportarsi in una maniera piuttosto singolare con il tuo sim, ecco quello che temevo. E non apriamo il capitolo paparazzi. Una celebrità non può vivere in santa pace? A meno che non decida di andare in giro indossando un travestimento, direi di no. Quindi qui ci dà un'altra informazione, ovvero che se non vogliamo essere riconosciuti e molestati per strada eccessivamente, possiamo camuffarci. Cioè, troppo bella questa cosa. Ora che il tuo sim è una celebrità vera e propria e brilla letteralmente dalla testa ai piedi, è il momento giusto per trasferirsi sulle colline dei Pinnacoli. Quindi è un quartiere che fa parte del nuovo scenario che immagino sia dedicato ai più ricchi, dove ci sono le case più costose.
Lì avrà il mondo ai suoi piedi e potrà dormire sonni felici nella sua capsula. Sì, una capsula. Questo, bah, non ho capito in che senso, ma lo scopriremo presto. Poi, ci sono anche altre cosine interessanti, quindi andiamo subito a vedere. Altre info relative alle celebrità, reputazione e altro ancora. Allora, fino adesso sappiamo che le automobili non saranno incluse nell'espansione né arriveranno entro l'anno. Vabbè, sinceramente, ragazzi, io sono una di quelle che non sente la mancanza delle automobili, quindi va bene. Si potrà diventare famosi a partire dalla fascia di età di bambino, questa è molto interessante. Ci dice però che i bambini non potranno recitare, tuttavia pare che sia loro che gli adolescenti potranno unirsi ad un club di teatro, pur senza implicazioni professionali. Questo è bellissimo, il club di teatro, glielo farò sicuramente fare a qualche mio simmino piccino. Lo stilista con i capelli rosa che compare nel trailer è Itzy Fabulous di The Sim Mobile. Poi, diventare famosi non è un privilegio dato solo dalla carriera di attore, anche le professioni esistenti doneranno le celebrità ai Sims. Ad esempio, si potrà diventare dei famosi cuochi o pittori. E questa, ragazzi, è una novità assoluta, perché questa espansione significa che non soltanto inserisce nuove cose, tra cui la carriera nuova di attore, ma agisce anche su tutto ciò che c'era in precedenza. Cioè, tutte le carriere del gioco base e delle espansioni precedenti possono far diventare famosi. Cioè, questa è una cosa fantastica, perché adesso l'espansione non soltanto aggiunge cose nuove, ma va a rivedere anche le cose che già ci stavano. Cioè, ottimo. L'opportunità di diventare famosi non è riservata solo agli abitanti di Delsol Valley. Tutti i sim da tutti gli scenari potranno esserlo, e questo, insomma, mi sembra abbastanza logico. In questo modo non sei limitato a vivere per forza in un determinato scenario, come era The Sims 3. Per goderti l'espansione, in The Sims 3 dovevi vivere nello scenario nuovo, perché se no negli vecchi scenari mancavano tantissime cose e ce le dovevi aggiungere tu. Invece qui puoi fare, puoi vivere dove ti pare senza limitarti in nessun modo, quindi io adoro tantissimo questa cosa. La grandezza dello scenario dovrebbe essere analoga a quella degli altri. Molte attività permetteranno ai sim di diventare famosi, come ad esempio suonare per strada, cantare al karaoke, fare il DJ, vendere quadri per strada e altro ancora. Quindi ragazzi, pur non essendoci una vera e propria carriera di cantante, esiste l'abilità di canto e quindi cantando per strada, al karaoke, eccetera, possiamo diventare famosi come cantanti. Qui non c'è proprio la carriera di cantante, ma tramite l'abilità si può fare, possiamo far diventare un sim un cantante. L'immagine pubblica dei sim, comprendente la reputazione, il livello di celebrità, i punti fama ed i vantaggi della fama, sarà conservata quando questi vengono salvati in galleria. E questo è buonissima come cosa. Se si possiede vita in città, un sim che canta in pubblico per le mance guadagnerà fama. Di conseguenza, sempre più persone assisteranno alle sue esibizioni. E anche questo, torniamo al discorso precedente, ovvero che questa espansione influisce anche su tutto ciò che c'è stato fino ad ora. Essere famoso frutterà anche economicamente. I dettagli su questo aspetto saranno rilevati in live future, va bene. Anche battere persone a bowling darà al sim la fama di grande giocatore di bowling. Oh, così finalmente potremo dare un senso e dedicarci di più al bowling, che effettivamente lo usavo poco nelle mie partite, quindi adesso magari sarà una spinta in più per giocarci. Gli animali domestici non potranno diventare famosi. Questo peccato, perché sarebbe stato carino avere un cane e un gatto che magari fanno le pubblicità e queste cose così, però vabbè, dai. La carriera di recitazione è interamente attiva e questo è fantastico. Ciò significa che potremmo seguire il sim al lavoro e interagire con l'ambiente professionale. Nonostante la presenza di molte opportunità di diventare famosi, Singurun Graham ha assicurato che non avremo scenari pieni di Sims famosi. Il produttore ha inoltre aggiunto che hanno considerato i difetti del sistema celebrità di The Sims 3 e in tal senso non dovrebbero esserci più. Meno male, ragazzi, questa era una cosa che temevo, perché nel 3, secondo me, il sistema delle celebrità era fatto malissimo. Io, infatti, per la maggior parte dei miei Sim che non volevo diventassero famosi, toglievo l'opzione della celebrità, la mettevo praticamente costantemente tolta, perché se no bastava che ti distraessi un attimo, il tuo sim parlava con un po' famoso che già lui stesso diventava famoso, cioè era assurda come cosa, non mi piaceva per niente, quindi sono contenta che abbiano rimediato a questo problema.
I bambini erediteranno la fama dei loro genitori. Se questi ultimi sono famosi, i figli automaticamente guadagneranno una percentuale della loro fama ad ogni passaggio d'età. E questo, ragazzi, è assolutamente realistico, quindi fantastico che ci sia. Non tutte le abilità permetteranno di diventare noti, solo quelle logicamente appropriate. Supponiamo ad esempio che essere bravi nella manualità non renda famosi. E vabbè, ci sta. Però ad esempio l'abilità di canto invece ti fa diventare famoso come cantante. Scrivere libri e pubblicarli è un altro modo per diventare famosi, senza necessariamente dover intraprendere la carriera di scrittore. Ottimo! I Sims negli scenari esistenti non saranno trasformati in personaggi famosi, però se lo vogliamo possiamo farlo. Si potrà diventare famosi archeologi se si possiede avventura nella giungla. Ottimo, ottimo, ottimo. Già, ho in mente delle cosine. Possedere un'attività commerciale, che sia negozio, ristorante o clinica veterinaria, non renderà i Sims famosi, mentre un Sim potrà avere una reputazione senza essere una celebrità, e questa è anche una cosa carina, perché ovviamente non tutti i Sim, almeno per quanto mi riguarda, li farò diventare celebrità. Quindi chissà, questa cosa ancora della reputazione però deve essere approfondita. E adesso andiamo a leggere l'ultima news che riguarda in particolare la carriera di attore, ragazzi, che secondo me l'hanno fatta in maniera stupenda. Recita la tua parte in The Sims 4 Nuove Stelle, da nessuno a qualcuno. È praticamente impossibile entrare nello show business senza un agente. Il primo passo che dovrà fare il tuo Sim per diventare attore sarà sceglierti un'agenzia che lo rappresenti. Il tuo Sim dovrà chiamare l'agenzia se vuole partecipare alle audizioni. La chiave di accesso al successo, fama e fortuna. Quindi ragazzi, dobbiamo mandare i nostri Sim a fare un'audizione, cioè ditemi se non è realistica questa cosa. Una volta prenotata un'audizione, il tuo Sim dovrà lavorare per sviluppare le abilità richieste, mi sembra ovvio. Se durante l'audizione dovrà interpretare un pirata, il tuo Sim dovrà mostrare una certa abilità fisica, perciò meglio iniziare subito ad allenarsi. Quindi probabilmente nel momento in cui noi prenoteremo un'audizione ci compariranno degli incarichi simili a quelli del lavoro, per dire, in cui ci dice guarda, devi raggiungere tot livello di carisma, attività fisica, eccetera, eccetera. Se invece l'audizione è per una parte in un film romantico o drammatico, il carisma sarà fondamentale. Otterrà la parte? Se sì, allora è sulla strada giusta. Ora puoi scegliere se mandare il tuo Sim al lavoro da solo o se accompagnarlo, ovvero come si fanno con le carriere attive di al lavoro in pratica. Sul set il tuo Sim verrà pettinato, truccato e indosserà gli abiti di scena. Già solo per gli abiti vale la pena accompagnarlo e queste sono cose che abbiamo anche visto nel trailer. Poi reciterà le scene in base alle abilità sviluppate. Se il tuo Sim farà un buon lavoro, il successo è assicurato. Con il tempo guadagnerà punti fama, che potrà spendere per ottenere vantaggi della fama. Fantastico! Inoltre, quando il tuo Sim diventerà un debuttante illustre, uno dei primi livelli della fama diventerà un po' più stravagante. Più famoso diventerà il tuo Sim, maggiori saranno questi tratti peculiari. E questo sono molto curiosa di capire che cosa intendono. Sarà la gioia dei paparazzi, un attore serio o magari il suo seguito di patiti supererà quello di altri Sims? Potrai seguire tutti i progressi del tuo Sim nel pannello Info Fama, che ti aiuterà a gestire vantaggi e stravaganze. In base ai vantaggi ottenuti grazie ai punti fama, la carriera del tuo Sim potrà prendere strade diverse. Il tuo Sim sceglierà di essere generoso o seminerà discordia, dipende tutto da te. E qua vediamo una bellissima foto su un set cinematografico. Guardate che meraviglia! Il regista, probabilmente questo è il regista, magari questa è la produttrice, il cameraman, cioè bellissimo ragazzi, non vedo l'ora. La pratica rende famosi. Se il tuo Sim non fa faville sul palco, ci sono molti modi per lavorare sulla sua carriera. Memorizzare un copione, lavorare su una scena con qualcuno o perfino inscenare qualcosa per ottenere qualche mancia. Tutto fa brodo per migliorare il livello attoriale. Più bravo sarà il tuo Sim a recitare, migliori saranno le parti che otterrà. Potrà affinare le sue abilità recitando in una scena strappalacrime ambientata in un ospedale, o in una scena mozzafiato in una stazione di polizia, o perfino partecipare ad un dramma post-apocalittico. Divertente! E per ottenere ancora più fama, i Sims possono creare profili sui social media, aggiungere delle storie su Instagram e tanto altro ancora. Cioè, ragazzi, è fantastico. L'ho già detto 3 milioni di volte, lo so, però lo ripeto perché per me è vero. Conosci celebrità mondiali, fatti fotografare dai paparazzi e conquista orde di fan adoranti. Oh, e non dimenticare di recitare in qualche film, magari. Stiamo parlando di arte, giusto? Per avere ulteriori informazioni, vabbè, seguite la prossima live che sarà il 26 ottobre. Quindi ragazzi, questa carriera di attore sembra davvero curata nei minimi particolari. Io non vedo l'ora di provarla proprio in pratica.
Niente, quindi queste sono tutte le nuove info che sono uscite fino adesso, ce ne saranno sicuramente altre, quindi probabilmente ci farò qualche video sopra. E fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate anche voi di quello che abbiamo letto insieme, se vi piace oppure no, se c'è qualcosa che migliorereste oppure no. Insomma, scrivetemi comunque nei commenti così chiacchieriamo un po' in questo modo, ecco. Per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettete il like, mettete anche il mi piace alla mia pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati. Noi ci rivediamo presto nei prossimi video. Ciao!